Sempre in primo piano l'emergenza migranti. Oggi a Marina di Carrara è attraccata la Ocean Viking. In diretta per noi c'è Alberto Pastanella. Sì, qui a Marina di Carrara sono in pieno svolgimento le operazioni di controllo e per la discesa dei 95 passeggeri, dei 95 migranti a bordo della Ocean Viking, mentre a La Spezia si sono concluse le operazioni di sbarco dei migranti 237 che erano arrivati ieri con la Geo Barents. Ma possiamo raccontare questa giornata nel servizio che abbiamo realizzato oggi. La Ocean Viking attracca con 93 migranti a bordo al porto di Carrara. Esattamente 24 ore dopo l'arrivo alla Spezia, a meno di 30 km di distanza, della Geo Barents, che ne portava 237. Due operazioni complesse da gestire per l'autorità portuale che controlla entrambi gli scali. Uno sforzo organizzativo importante, perché le banchine dove operiamo sono banchine commerciali, si è dovuto cercare di far convivere questo momento, diciamo, di accoglienza con il lavoro normale. Lo sbarco dei passeggeri di Carrara inizia proprio mentre termina quello della Geo Barents. Fra loro ci sono 38 minorenni, di cui 33 non accompagnati, che saranno alloggiati tutti nella stessa struttura in città. Saranno tutti comunque accolti in un unico immobile, in un unico stabile, che è importante per i minori. Dopo i primi controlli a bordo, i migranti vengono portati alla fiera di Carrara per le visite mediche e l'identificazione prima di raggiungere le loro destinazioni. Qui abbiamo allestito un ambulatorio di ginecologia, un ambulatorio di dermatologia e poi un ambulatorio di medicina generale. Alla Spezia intanto si procede all'esame della rotta della Geo Barents, che avrebbe sfidato le nuove norme sull'immigrazione effettuando più di un soccorso prima di dirigersi al porto assegnato. La nave rischia una multa o il fermo amministrativo per 2 mesi. Medici Senza Frontiere si difende. Non potevamo fare altrimenti. Dovevamo aiutare le altre imbarcazioni in difficoltà. In Libia è stato...